bella area di montagna. Sì. Ecco, cari amici, siamo un po' alti senza riprendere le targhe d'auto. Questa è la parte davanti, qua c'è una piazza e in breve da quella dietro la chiesa, da cui siamo entrati lì a fianco, abbiamo la casetta, ecco, è distrutta, la casetta Allegria, è distrutta, è un urbex, caro Mauri, è un urbex anche questo. Allora qui c'è la parete della chiesa che abbiamo visto prima e qua la casetta. Qui è tutto, vabbè, è un urbex questo. Qui si dovrebbe riuscire ad entrare, la proprietà è mia, fino a prova contraria, ho l'atto. La murata! Ah no, ecco! Si entra, Allegria, cari amici! Una bellissima proprietà di urbex che... Questa è casa mia, Mauri! Mica, è casa tua, meglio buttarla giù! Cari amici, ecco qui, io qui non casa lo so. Mia, mi casa mia, per piccina che tu sia, mi sembri una badia, Allegria, cari amici, bellissimo, Mauri, fantastico, ormai da buttare giù. Allora magari ci riprendiamo, magari metto la videocamera lì. È un urbex, cari amici. Sì, ma poi dobbiamo andare a piedi fino alla... Allegria, ci sarà tutta la giornata da fare. Magari sì, stacco. Ti hanno messo persino dei... È un deposito, eh. Ma cosa vuoi fare, Mauro? Sì, lo so, ormai... Ormai, cosa vuoi fare, che cosa? Qui si vede il cielo, che bello, il cielo stellato. Qua. Allegria, Mauro. Allegria. Qua... Beh, comunque niente, saluta. Prendo da su. Cari amici, siamo a casa mia, bello, bellissimo. Vabbè, ecco qua. Basta scherzo. Che non ci sia troppa luce da dietro. No, magari io mi metto qua. E tu, nonna, tu stai bene lì che sei coperto dal muro. Magari se non c'è troppa luce dietro. Cari amici. Benissimo, questa sarebbe casa mia, anzi è casa mia, io ho portato l'atto notarile nel caso qualcuno ci poteva chiedere qualcosa, però a quanto pare niente, anzi tra l'altro non abbiamo incontrato proprio nessuno, anche se c'era un'ape fuori così che bello, evidentemente bello. Del vicino di casa. Ah, che cazzo, bello. Comunque tutto bene qua, nel senso che... Io mi sono comprato un rudere negli anni 90, Mauri, pensando praticamente di farci, di combinarci qualcosa. Io magari io ho comprato un rudere negli anni 90 pensando di farci qualcosa. Purtroppo volevo farci un'associazione per il paese, qua Salmonte, un'associazione che praticamente avrebbe fatto in modo di rinnovare un po' il paese su tutti i profili, nel senso magari anche dal campo turistico come anche nel campo lavorativo. I progetti c'erano ed erano progetti seri, purtroppo è andata così, che qua non sempre, come sapete cari amici, non sempre i progetti che si hanno poi riescono talvolta ad andare in porto, e quindi è andata così, Mauro. Benissimo. Allora, praticamente, io sono proprietario di un urbex. Chi vuole, praticamente, si può visitare questa bellissima chiesa con l'annesso diavolacci. Addirittura pensavo che fossero tre diavoli. Abbiamo scoperto che sono quattro diavoli.
e continuate a seguirci, perché oggi vi aspetterà una sorpresa dietro l'altra. Sì, infatti, diciamo, cercheremo. Spero di essere in luce buona, per questo mi ero messo qua, sì. Perché in questi posti, certo, qua c'è la luce, c'è qua. Una volta mi ero messo con la luce dietro, e poi non si, c'era la luce davanti. Davanti alla videocamera. Allora, benissimo, cari amici, qua zompettiamo un po', continuiamo, Gennaro Gelmini, youtuber Mauri, al 20 gennaio 2018, gennaio, sì, 20, ormai siamo al 2018. Io avevo detto 19, ma è il 20 in realtà. È il 20, perché ormai è sabato, il 20 gennaio. Qua vi faccio vedere un po' dove ero sistemato, per questo. Purtroppo è così, cari amici, che vi devo dire? Ero qua, per questo vacillavo. Perché c'è un po' di ruderi qui, dovuto il crollo. Perché veramente, dove mi dovevo mettere? Se mi mettevo lì non si vedeva il viso, che stavo davanti alla luce. Qua tutto un rudere, luce dalle finestre, però è tutto un rudere. Sì. Qua, benissimo. Bene Mauri, continuiamo allora. Ciao, andiamo avanti. Andiamo a vedere un po' come è fatta la porta. Praticamente, quindi, qua, cari amici, quando volete entrare a visitare casa mia, basta che bussate, non risponde nessuno, aprite. Poi mi raccomando, perché sennò i ladri potrebbero arrivare, allora mettete il lucchetto, mettete il lucchetto. Tiratevi la porta dietro. C'è questa bellissima porta, ma una volta era azzurra questa porta, però. Una volta, adesso il tempo l'ha un po'. Una bambina, adesso chiaramente con gli anni si è scolorita. C'era il vecchio gabinetto, ma. Una bambina mi scrisse una volta casa stregata. Una volta sopra la porta mi scrisse casa stregata. Ormai è venuta tutta giù. Benissimo, cari amici, continuiamo tra le case, tra il paese, si continua. Cari amici che ci seguite, siamo oggi a Cavagnano, Passo al Monte, è un paese in provincia di Varese che si dà il caso che ho una casa che mi sono portato pure dietro l'atto notarile, perché non si sa mai, una casa aperta, se qualcuno dice cosa ci fate non rudere, almeno abbiamo la possibilità di far sapere la mia. Quindi abbiamo questa chiesa che abbiamo l'acqua, anzi la fonte battesimale, e la fonte battesimale è vicino a Tre Diavoli. E addirittura stamattina io ho sempre pensato che il diavolo fossero tre, ne ho scoperto un quarto evidentemente è in una nicchietta. Evidentemente tempo fa era assolutamente coperta. E siamo qui oggi, è il 20 gennaio 2018, Gennaro Giannini e youtuber Mauro. Accidenti, che paura. All'improvviso sembra che venga un po' il freddo, ma forse sì, sarà perché il cervello è partito due volte. Perché il vedere certe cose va a sapere. Vediamo quindi, amici, voi mi avete chiesto, no? Gli amici ci hanno chiesto, ma sì, andate alla casa del Gelmini, andate alla casa del Gelmini. Bene, ci siamo venuti. Adesso facciamo vedere bene com'è la situazione. Questa chiesa, quella di Cavagnano, appena dall'altra parte del muro, cioè dietro questo muro rappresentato l'inferno, c'è casa mia. Allora, quindi abbiamo questa rappresentazione dell'inferno. Vattene, o immondissimo spirito,
lascio il posto allo Spirito Santo, e questo è nella chiesa di Cavagnano. E qui la fonte battesimale, a fianco all'inferno la fonte battesimale. Uno dirà, ok, la fonte battesimale. E di qua, dall'altra parte, che c'è? No, ho scoperto proprio stamattina c'è un altro diavolasso. E così, così. Questo però qua c'è la fonte battesimale, e facciamo vedere, c'è anche lo Spirito Santo su. Benissimo. Qua addirittura abbiamo la spogliazione e la crocifissione di Gesù. Poi lì abbiamo la Madonna, e qui continua la chiesa con Gesù, i santi. Bene. Fa un po' freddo, eh? Pensate un po'. Qui vari cose. E diciamo che andiamo verso casa. Cari amici, noi adesso andiamo verso casa mia, magari facciamo tipo una diretta. Mauro, dopo iniziamo ad andare un attimo, sì, almeno verso casa. Sì, sì, ma eri, stai prendendo? Qui continuiamo a riprendere, andiamo verso casa. Poi se rimane aperto qua, ma ci vediamo dopo. Diciamo, bene, adesso andiamo verso casa. Verso casa mia, che sta in pratica dall'altra parte del mondo. Praticamente dobbiamo dirlo, il parroco in realtà voleva farci un passaggio, quindi la fonte battesimale non più qua, le pene dell'inferno, ma dall'altra parte del muro andava verso casa mia. Benissimo, cari amici, andiamo, facciamo un diretto. E qui appunto l'inferno, vattene immondissimo spirito, lascia il posto allo Spirito Santo con i diavoli. Tre diavoli e l'inferno. Qua la fonte battesimale, con lo Spirito Santo, sì. E qua un altro diavolasso. Bene, bene Mauro, andiamo subito allora. Lasciamo la chiesa. Bene. Verso il castello. Dobbiamo camminare a passo svelto, che abbiamo buio così svelto. Andiamo verso il castello. Ok, verso il castello. Andiamo. Cari amici, bene, quindi adesso stiamo scendendo giù da Quassalmonte Cavagnano, Quassalmonte, provincia di Varese. Stiamo scendendo verso il castello di Quassalpiano. Castello di Quassalmonte, ecco, che poi sta questo ultimo pezzo da fare, poi sta sopra una collina del nostro reportage finisce a Castello. Adesso vediamo Gennaro Gelmini e youtuber Mauri. Siamo naturalmente qui. Potete mettere un like, potete iscrivervi volendo. Benissimo. Okay. Poi al castello poi faremo il discorso in più, magari, sì. Faremo una cosa un po' più lunga. Qui adesso siamo a fare spezzoni. Sì, l'ultimo pezzo al castello sarà bello per l'architettura. Notare, quindi qua abbiamo le cave poi di porfido rosso di Quassalmonte. Qual è il porfido rosso? Ve lo faccio vedere, è la roccia rossa. Infatti, la roccia rossa è il porfido rosso. Faccio vedere, praticamente vedete questo muro?
La parte più rosa, in realtà è rosa, è porfido rosso. Bene. Tipo come quella mia casetta, quello che rimane. La parte che vedete più rosa è porfido rosso. E qua veramente ci sono le cave. Non si può andare, ma ci sono le cave. E qua è bellissimo. Panorama sulla Val Ceresio, Mauri? Sì, infatti, bello, sempre bello, insomma, anche se la giornata non è splendida, però... No, ma va ancora bene. Approfittiamo delle ore ancora di luce per andare a Castello. Andiamo a Castello e finiamo lì il nostro Urbez giornaliero del 20 di gennaio 2018. Benissimo. Il nostro... Da Milano si è passati a qua sul monte, insomma stiamo facendo un po' i giri del... cari amici, continuiamo la nostra traversata. Adesso quindi stiamo continuando appunto da Quassalmonte, Cavagnano, andiamo giù a Quassalpiano. Quassalpiano andremo sulla collina del castello, castello detto di Quassalmonte, Castelascio, in dialetto, e lì magari riusciremo a fare un discorso sull'architettura, su tutto ciò che è il luogo, perché mi pare lì il luogo adatto. Però ci fermiamo di tanto in tanto a contemplare che cosa, Mauro? Paesaggio. Il paesaggio. Che vale la pena. Vale la pena. È un paesaggio perché bello. Abbiamo praticamente la Val Ceresio da una parte, a nord di Varese, esattamente nord-est di Varese, la Val Ceresio, Porto Ceresio e poi sui vari monti e abbiamo anche, poi arriva un'auto, però allora facciamo così, Mauri, non riprendiamo l'auto, prendiamo i monti mentre l'auto passa, facciamo una panoramica ai bei monti, il sole c'è ancora, ci fa ancora compagnia, fa le compre del sabato. Sì, andranno giù a fare le spese, però ancora sabato, sabato 20 gennaio e qua la panoramica assolutamente sulla Val Ceresio. I nostri potenti mezzi, infatti si vede. Cerchiamo di fare più video riprese qui che tutto il resto. I potenti mezzi della ditta Germini e ditta Valletti. I potenti mezzi, sta scassando sul cavalletto. La ditta Germini e ditta Valletti. Ma guarda il cavalletto. Si è spaccato, questo qui è proprio il cavalletto cinese. Ecco, lì cinese. No, guarda che ce n'è di meglio le cinesi. Guarda che scende un'altra macchina. Ma, guarda. Salve amici, guardate che bel panorama che c'è qui, guarda. Amici, è passata un'automobile, appunto. Purtroppo c'è, siamo in una abbiamo fatto principale. Un piccolo stacco. Ok, benissimo, infatti la strada principale è questa. Fantastica. Cioè, passano tutti. Questa è la grande strada principale. La grande strada come che va qua sul mondo. Via Larga a Milano proprio. Via Torino a Milano. Sì, è la centralissima vialone che va qua sul mondo. Allora praticamente, benissimo. Stiamo andando da Quassalmonte Cavagnano verso il castello, dicevamo. È il 20 gennaio 2018, Gennaro Gelmini e YouTuber Mauri. Perfetto. Mi raccomando, se potete, se volete, mettete un like, iscrivetevi. Poi Mauri sta per arrivare a 1000 iscritti. Questo è uno speciale 900 che però faccio il mio canale. Facciamo uno speciale 900 per Mauri. Su, coraggio, e poi... coraggio, non siate severi. Mauri, poi... Vai troppo avanti. No, non siate eccessivamente severi, facciamo quello che possiamo. No, perché a volte chiaramente noi cerchiamo di mettere... La premiata, questi sono i potenti mezzi della premiata ditta Germini Valletti. Sì, ma se riesco tengo quel pezzo che premiata ditta. Perché noi abbiamo i mezzi qui, però comunque cerchiamo di fare il nostro meglio, un po' in gli equilibrismi, certo. Ma insomma... Gennaro Germini, YouTuber Mauri, da Quassalmonte verso Quassalpiano, Cavagnano, Quassalpiano. Vi faccio vedere il panorama 20 gennaio 2018. Un bel sabato pomeriggio. Ecco qua. Dai, in breve questo è il panorama e adesso dai al castello. Al castello di Quasso, al Castelascio. Al Castelascio. Al Castelascio. Quello... Appunto, diciamo poi che lì abbiamo... Mauri,
diciamo poi che lì abbiamo il Monte Geroloso in Svizzera. Là in fondo è la Svizzera, bello, quello innevato, pure, il Monte Innevato. Pure qua così. Sì. Il Monte Innevato, quello là, già siamo nel. È il Monte Geroloso della Svizzera. Nel Canton Ticino. Poi abbiamo la Val Ceresio. Insomma. E il Porto Ceresio così. Beh, mano a mano quello che abbiamo, siamo riusciti a far vedere da un pezzo all'altro, poi monto le parti, vedo dove tagliare. Questa è la bella strada principale, la strada più importante, no dai, insomma. Beh, belle strade di montagna, eh. Siamo in montagna, cari amici, montagna vera. Bene, cari amici, andiamo verso il castello. Cari amici, abbiamo trovato questo cartello strano, dare libero. Continuiamo sulla nostra strada. Bene Mauri, sempre verso il castello. Siamo quasi arrivati, speriamo. Siamo quasi arrivati. Perché sono stanchino, ok. Bene, dai, va bene. Stai che pian piano sta arrivando. Guarda che arriva una macchina. No, non arriva una macchina, è girato di là quello là. Che paese è questo qua? Sempre qua. San Salvatore di Quassalmonte. San Salvador di Quassalmonte. Appunto, cari amici, dare libero significa perché fanno il tiro con l'arco e noi verso il castello. Cari amici, qua appunto, attenzione, tiro con l'arco. Noi però praticano tiro con l'arco, andremo verso questa zona di qua. Siamo in onda. Perfetto. Cari amici, l'ultima parte del nostro fantastico video. Facciamo finalmente vedere la bella Val Ceresio col lago di Lugano. Bene, una rapida panoramica, guardate che bello. Il lago di Lugano, col Monte Geroloso, lago di Lugano verso la Svizzera, Porto Ceresio, e Besano e tutta la Val Ceresio. Ecco, e naturalmente oltre al lago di Lugano e alla Val Ceresio abbiamo finalmente, vi abbiamo portato al castello, è una chiesa di San Salvatore. San Salvatore, Mauri? Sì. Siamo riusciti ad arrivare a San Salvatore. San Salvatore di Quassalmonte. Quassalmonte, che è una frazione di Quassalmonte, è una delle tante frazioni che ha, è questa. Siamo arrivati qui per l'ultima parte del nostro urbe. Sì, sì. E mettiamoci qua e discorriamo l'ultima parte. Sì. Discorriamo gli ultimi minuti a dire un po' come i progetti, le cose varie. Bene, guardando la videocamera, benissimo amici. Allora, cari amici, importantissima comunicazione. Siamo qua a Quassalmonte, Gennaro Gelmini e youtuber Mauri. È il 20 gennaio 2018, in questo nuovo urbex che è stato un po' vario. Adesso ormai finisce la giornata, da ben stamattina. Siamo andati, sì, a questa mia casa, ciò che rimane, girato, e adesso a questo castello perché è sopra una collina che domina la valle, eh? Dopo riprenderemo, sì, ancora la valle. Molto bello, comunque suggestivo, sì, certo. Sì, sì.
cioè, si sta bene. Quindi veniamo al dunque, Mauri, una comunicazione importante. Sì. Mauri adesso fa lui sui suoi video, no, che mettiamo insieme, poi sotto trovate il link, praticamente fa lo speciale 900 iscritti, però giustamente deve arrivare poi a 1000 iscritti, gratuitamente ci si iscrive a YouTube, perché se lui arriva a 1000 iscritti poi chiaramente quei tre soldini di monetizzazione li fa. Mauri chiaramente c'è bisogno, quindi adesso 900 iscritti, facciamo arrivare anche youtuber Mauri a 1000 iscritti, sarebbe una bella cosa, eh? Sì, un bel regalo. In un modo anche onesto, perché si dice malignamente che tanti comprano gli iscritti, ma credo che nel mio caso sono in 2 anni che sono iscritto. Sono salito proprio con la mia buona volontà, buona volontà di Gemini e di tante persone. Ma si nota che noi siamo veri, anche youtuber Mauri iscritti non sono veri. Non serve comprare, perché alla fine... Per quale motivo? Perché Mauri è riuscito a fare gruppo, non è da tutti. Fare gruppo di amici, quindi tanti amici che ognuno vede il video dell'amico, non tanto per vedere il video, ma certo anche per vedere il video, ma perché gli piace vedere il video dell'amico. Ed è un bel gruppo, tutti affiatati si tra di noi. Sempre di, noi vediamo i video dei nostri amici. Aiutarsi tra noi, tra youtuber che sono piccoli, certamente. Beh, è bello a volte vedere un video di un piccolo youtuber. Tra anche i video dei grandi youtuber, ma sì, anche grandi, si guardano piccoli... anche i grandi youtuber se fanno qualcosa di interessante, certo. Sicuramente. Però anche noi, ma anche noi che siamo piccoli, vogliamo non per proporre... fare scena, però ci siamo anche noi. Noi cerchiamo di proporre sempre qualcosa, a volte è apprezzato, a volte no, ma noi generalmente ci mettiamo molto impegno nelle cose, quindi abbiamo, il fatto che la gente si iscriva... Abbiamo dei bei programmi, sappiate che abbiamo dei bei programmi per i video futuri, quindi importantissimo. Quindi noi facciamo il nostro meglio, esattamente. E quindi abbiamo un bel programma variegato di visite, di cose. Anche se non si... la monetizzazione sicuramente andrà avanti col tempo, però... Però giusto farà arrivare a Mauri a 1000 iscritti. Si ridimensionerà un po' tutto, magari ci farà qualche video in più di Urban, qualche video in meno in casa, secondo, se no si faranno live in casa o colazioni in casa, cene, comunque, però si cercherà sempre di innovare. Cari amici che ci seguite, sapete che mettere un like non costa niente. Costa niente, non costa niente l'iscrizione. Mettere in iscrizione non costa niente, però è un bel regalo per Mauri. Poi certo, se vi volete iscrivere anche al canale di Gennaro Gelmini, certo, beh, non certo, fa piacere. Tutti e due abbiamo... Certamente. Non è che ognuno tu devi il suo canale fa vantaggiare te. Abbiamo... l'utile è dilettevole. Certo, certo, quindi iscriversi Gennaro Gelmini, mi raccomando. Che noi lavoriamo comunque in gruppo, quindi chi si iscrive a me, poi dopo può iscriversi anche al suo canale. Quindi, siamo collaboratori. Praticamente abbiamo questa bella idea di... Noi andiamo in luoghi antichi, no? Luoghi... antichi, è meglio andare in due a volte, no? Come anche in questo video, meglio in due. E chiaramente quindi vale di più e aumenta la professionalità di un video anche andare in due, ecco perché si cerca ambivalenza. Di... E poi senza mai mettere in dubbio l'amicizia che c'è tra Gennaro Gelmini, youtuber Mauri e tutti quanti gli amici che ci seguono. Tutte le persone sono benvenute perché giustamente siano persone che vogliono collaborare onestamente, giustamente. Beh, manca a vederci dopo. Semplicemente. Poi è bello anche incontrarsi, scambiarsi idee, vedersi, certo, no, possibilmente, conoscersi. Tutto possibilmente, senza perché mai. Noi siamo disponibili, siamo aperti anche alle collaborazioni, certamente queste collaborazioni nel limite del possibile nella zona Lombardia Piemonte, perché sì, più beh, si va in là, beh, noi beh, è difficile. Comunque... Ma anche spostandoci quando potremo ci sposteremo. Noi cerchiamo sempre di venire incontro. Anche qualche... Roma non... Sì, ma noi... noi Mauri sì. A Roma è andato, io a Roma ci sono andato. Sì, io... Nulla si toglie. Purtroppo bisogna sempre andare con persone che abbiano voglia di fare, video e di collaborare. Quando poi va... naturalmente chi vuole mettere like, chi vuole iscriversi, non è che per forza che... è gratuito, però soprattutto in questo momento Mauri ha 900 passi iscritti, arrivare a 1000 cambia quel fatto che
si arriva a una professionalità diversa. Una che può continuare, che può servire anche per eventuali poi urbe. Che si può fare praticamente anche per le visualizzazioni. C'è qualcosa. Musicamente, certo, poi c'è chi ama, chi magari non si sente. C'è l'aereo che... la sua mentalità, però vedi, fa molto freddo, ci devo dire. Facciamo vedere un attimino. Facciamo vedere il panorama per il panorama volta, fantastico. Cari amici, ma guardate che bello, il panorama del tramonto, Mauri. Sì, è molto bello, è suggestivo, qui. Panorama del tramonto. Nonostante una temperatura rigida, devo dire che è 20 gennaio 2018. Quello è il lago di Lugano a Porto Ceresio, con sopra i monti, il Monte questo... Generoso. Sì, c'è tutto. E siamo già di là in Svizzera, a Porto Ceresio in Italia. E quindi abbiamo anche il lago di Lugano. Fantastico. Sì, abbiamo molto, diciamo così, c'è molto da vedere. Il lago di Lugano. C'è ancora di più da vedere, però purtroppo si fa quello che si può. E qua abbiamo tutta la valle. La Valle Ceresio, la Val Ceresio, bello, bello, cari amici. Suggestivo, poi con tutte queste luci qua. Guardate, sì, ma poi anche qua Salpiano di là, ecco, di là c'è anche qua Salpiano con i monti. Noi veniamo da qua Salmonte e questo è tutto il panorama sulla Val Ceresio. Insomma, piano piano. Sì, allora bene, Mauri, salutiamo adesso. Sì, noi salutiamo molto carinamente. Sì. Saluto tutte le persone che mi seguono, seguono Gelmini e seguono anche me, e ci diamo appuntamento un prossimo Urbex. Sì, sappiate, stiamo già organizzando per i prossimi Urbex, cioè praticamente questi luoghi antichi da visitare. Oltre, naturalmente, io, Gennaro Gelmini, YouTuber Mauri, ognuno ha dei suoi video con le sue belle cose da mostrare, da far vedere. Sempre progetti, perché ma nella vita bisogna avere questo, praticamente, questo modo di fare. Sì, avere dei progetti. Avere progetti, la progettualità. Quindi il bello, ma anche semplicemente a seguirci, a vedere cosa... Dove sono andati Gianni e Mauri? Dove sono andati? Sì, già questo è un progetto. Nuovo, sono progetti. Avvalora i progetti che facciamo. Infatti, di benissimo. Fatti. Di fatti. E quindi benissimo. Mauri, riprendimi un po' con la chiesetta. Sì, e io ti riprendo. E finisco questo nostro Urbex un po'. È serale anche questo. Sopra è bellissimo, Abbiamo questo castello che è la chiesa di San Salvatore. La chiesa di San Salvatore, abbiamo lì il panorama sulla Val Ceresio. Poi i panorami di là, fantastico. Guardate quei castelli, guardate quel posto. Bellissimo. Bellissimo. Niente. Bene, Mauri, Con un freddo che non vi dico, vi saluto, scusate le mani congelate, vi qua saluto, c'è un po' di vi auguro di vento. Naturalmente una buona continuazione di serata e di weekend, visto che siamo al sabato, e ci vediamo prossimamente. Mettete un like, iscrivetevi, ciao ciao. Sì, adesso dico due parole. Ebbene, cari amici, abbiamo detto tutto, fantastico, e adesso faccio una rapida panoramica. Quindi abbiamo di nuovo il nostro, che poi anche si dice Lago Ceresio, poi Lago di Lugano, si dice anche Lago di Lugano o Lago Ceresio, Lago di Lugano, Porto Ceresio, il paese. Guardate le luci, si sono già accese le luci. Poi sopra i monti della Svizzera, di là c'è il confine e ci sono i monti della Svizzera, il Monte Generoso. Poi giriamo di qua, la valle Val Ceresio, e qua abbiamo ancora qualcosa di magnifico. E poi anche qui abbiamo qua Salpiano, e noi appunto veniamo da qua Salmonte, di là, dai monti. E qua guardate, voglio
fare anche la panoramica finale su questo bellissimo punto della Val Ceresio. Magari sembrerà un po' sfocato, però è qualcosa che rende, eh? Bellissimo. E poi, beh, la nostra bella Valle Ceresio, Porto Ceresio, Lago di Lugano e il Monte Generoso, Monti della Svizzera. Qui siamo in Italia, al confine con la Svizzera. Siamo saluti, saluti. Saluti a tutti. Panoramica la notte della Val Ceresio. Ormai è buio, cari amici. Qua sul piano la Val Ceresio, di là abbiamo Besano e di qua Porto Ceresio col Lago di Lugano e la Svizzera col Monte Generoso. E qui San Salvatore col castello San Salvatore. È venuto bene la cosa. Sì, sì, infatti. E il lago sotto.